buongiorno. Ti capita mai di abbuffarti per noia? Ti capita mai di mangiare non per fame, ma per un senso di insoddisfazione o noia? O non sapendo bene perché? Siccome molte persone mi scrivono di avere un rapporto particolare col cibo, o comunque anche nel mio lavoro mi capita di parlare con i miei pazienti dell'uso che si può fare del cibo, ho deciso in questo video di darti alcuni spunti per migliorare il tuo rapporto col cibo. Ovviamente io non sono una nutrizionista, quindi non sono una dietologa, per cui non mi occuperò in questo video dell'aspetto nutrizionale, delle calorie, di come mantenere un peso forma, quello lo lascio agli esperti, ma voglio parlarti dell'aspetto psicologico del cibo. È molto frequente utilizzare il cibo come riempitivo di altre insoddisfazioni, quindi è molto frequente che le persone usino il cibo per riempire dei vuoti che hanno a che fare con altre emozioni insoddisfatte che non sanno gestire. Allora, il mio invito di oggi è quello di imparare a tenere un diario su cui scrivere tutto quello che mangi in un giorno. Questo perché? E ovviamente questo diario tenerlo per un po' di tempo, quindi a che cosa serve questo diario? Perché tu possa diventare consapevole di quante cose tu in una giornata mangi perché hai fame, quindi per nutrirti, e quante cose invece mangi per altri bisogni. Quindi la prima cosa è tenere questo diario in cui scrivere tutto quello che in una giornata metti in bocca. Dopodiché un altro passaggio è quello di imparare a riflettere su qual è l'emozione che ti ha spinto a mangiare nel momento in cui hai mangiato, non per fame, ma per altro. Lo fai per noia? Lo fai perché sei triste? Mangi quando ti senti arrabbiato? Quindi cercare di capire qual è l'emozione alla base del tuo mangiare in più, del tuo abbuffarti. E dopodiché impara a diventare consapevole di questo. Ovviamente poi sarà importante che tu faccia un lavoro sulle tue emozioni e impari a gestire le tue emozioni affinché tu possa, gestendo le emozioni, evitare di ricorrere al cibo quando hai delle emozioni di troppo. Ok? Spero che questo video ti sia piaciuto, condividilo se è così, iscriviti al mio canale YouTube. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.